Io ho dato quelle nozioni, direi, scolastiche fondamentali, che prima, la prima volta in cui ho parlato. Adesso vi do alcune nozioni fondamentali. Non crediate che siano altre che completano quelle che ho detto prima. Non crediate che questo sia inutile, perché vedete, succede che nelle settimane difficilmente si trova chi dà le idee fondamentali e mette chiara la questione. Questo impegno ve lo prendo io, perché guardate, difficilmente, è vero, gli altri mi danno le cose sublimi e per questo state a sentirle imparate, ma le cose semplici e umili, questo bisogna che le dica io e continuo pertanto. Vedete, si può porre questa domanda alla quale risponderò in termini chiari. In che cosa consiste la pastorale moderna? Intanto, la pastorale moderna nelle cose sostanziali non esiste. Perché ho parlato prima degli strumenti della pastorale. Alcuni sono fissati da nostro Signore Gesù Cristo e pertanto quelli non si cambiano. Ci sono gli altri che sono affidati al flusso degli avvenimenti, ai quali noi dobbiamo adeguarci. Se ho ricordato il Santo Papa Giovanni XXIII quando ha detto che bisogna stare attenti ai segni dei tempi. Quindi rimane chiaro che quando si parla di pastorale moderna si intende dire non quella strumentalizzazione di mezzi indicati dal Vangelo che sono tali e non possono cambiare, ma si intende la strumentalizzazione che è diversa, che diventa adatta e può essere accettata da noi con utilità, perché contiene in sé un rapporto utile e fecondo rispetto allo scopo nostro, che è quello di salvare le anime e portarle in paradiso. Questa è la precisazione che bisogna fare, perché noi sbagliamo moltissimo quando non distinguiamo, prima, come ho fatto prima, tra pastorale e suoi strumenti, e negli strumenti tra quelli che non hanno da cambiare, ed è inutile parlare di modernità, perché uno se deve dire messa, deve la messa del primo strumento, deve dirla, potrà cambiare un po' le rubriche, ma questo deve cambiare il Papa, non noi, intendiamoci, perché quando ci sono quelli che mi aggiungono delle rubriche, devo la nobile generale, c'è qualche uno un po' che fa così l'elevazione come era proprio del Papa, si vede che gli piace così. Papa, lo sapete che la consacrazione si volta verso i quattro punti cardinali, no? Per mostrare questo, vabbè, da prima del 1000, ecco, e ci sono alcuni che fanno questo, beh, insomma, si vede che a loro piace questo modo di fare, ma siccome la rubrica non spiega ed è un carattere giustificato, peraltro, dallo scopo, è vero che hanno le rubriche nuove, che sono fatte per essere adattabili ai vari continenti, e siccome non spiega, io non posso fare un'ordinanza che possa sostenere eventualmente di fronte ad un ricorso per impedire questo, però avverto che la voglia di fare il Papa. È vero, è meglio lasciarla stare, vero? È meglio lasciarla stare. Comunque, l'argomento è finito. Quindi, attenti alla distinzione. Quando si parla di pastorale moderna, si intende parlare di quella strumentalità che non tocca quelle cose stabilite da Gesù Cristo. Tocca tutto il resto. È talmente grande tutto il resto che si va all'infinito. Che ogni, perché ci
siano determinate ragioni, cooperandolo in modo. Beh, precisato questo, vengo a fare un'altra precisazione, cioè a rispondere alla domanda che ho posto. Abbiamo noi un'indicazione precisa, generica, per la pastorale moderna, dopo che ho detto a che cosa si deve limitare? Sì. E allora, la pastorale moderna contempla questo. È molto semplice. Fino al nostro tempo, noi, nostro tempo, dico, comincia subito dopo la prima guerra mondiale, perché fino al 1915 è 800, è Belle Époque, è epoca vittoriana. Il secolo XX comincia soltanto dopo la prima guerra mondiale. Quello che è prima è attaccato in tutto, letteratura, arte, liturgia, pastorale, tutto, al secolo XIX, nome giornale. E nuovo clima, vedete, non è stato da tutti afferrato subito, ma in che cosa si riduce a questo? Fino al primo dopoguerra la gente andava in chiesa e le famiglie facevano ancora soprattutto abbastanza il loro dovere. E naturalmente l'azione pastorale si adeguava a questo stato di cose. Siccome a tenere a posto ragazzi, bambini, giovani, si pensavano alle famiglie, la Chiesa non aveva un grande impegno in questo. Io ricordo che a Genova c'erano solo 3 associazioni giovanili, chiamiamole di Azione Cattolica, si chiamavano circoli. Uno era Santo Alessandro Sauli, l'altro era il Carlo Spinola e il terzo era quello della mia parrocchia dell'Immacolata. Non c'era altro, come quindi uno parrocchiale, 2 erano legati ad istituti e nessuno si lamentava di questo. Perché? Perché a tenere a posto ragazzi e giovani ci pensavano le famiglie e ci pensava la costituzione sociale, perché allora, diremo così, la classe operaia mandava subito i suoi figli a imparare qualche cosa. C'era quella forma di piccolo artigianato che tirava su. Si imparava il mestiere, si guadagnava poco, ma si spendeva anche poco e si imparava un mestiere e tutto era pacifico. Vi garantisco, quando io penso, perché qui ci sono pochi che se lo possono ricordare, sarà qui Monsignor Recano, Monsignor Cavalleri e forse, ma non sinceramente no, credo che sia più giovane, vero? Ecco. Ma che si ricordano di quel tempo. Io penso a quell'epoca come si pensa all'Eldorado. La pace, tranquillità sociale. Sì, perché tutte le cose erano confinate in piccole osterie, qua e là dove si scalmanava, adesso tutto tranquillo. Era una beatissima la vita prima della prima guerra mondiale. Le guerre non è vero che facciano solo il disastro dei morti e delle rovine. Quello è il minore. Lasciano una sorta di pazzia nella comunità umana che si prolunga per decenni e decenni. Badate bene che tutto quello che succede adesso, e non è finito, tanto che finito, è ancora tutto conseguenza piena della seconda guerra mondiale. Beh, però
Noi altri non ci siamo molto accorti di questo cambiamento, che prima la gente veniva essa in chiesa e ha cominciato a non venire più. Perché ha cominciato a non venire più? Perché sono nate le distrazioni. Non è vero che hanno perduto la fede, no. Sono nate le distrazioni e la fede è rimasta, ma diventata piccolina, si è andata a rifugiare in fondo alle coscienze. Ma il grande errore è che noi non ci siamo accorti di questo. E io ricordo che diventato prete nel 1928, mi sono un po' guardato intorno, e ho dovuto farlo anche quando nel 29 ho cominciato a insegnare teologia, e io mi lamentavo di una cosa: qui ci stanno addormentando. Perché in questo momento, in cui sarebbe stato necessario capire subito che dobbiamo uscire di chiesa, dalla Chiesa, dall'apostolato esterno alla Chiesa, che a questo è il punto, non vengono più loro dentro, loro ci fuori noi. Questa è la prega pastorale interna. Perché il fascismo ci ha fatto, con buona intenzione, un cattivo servizio. Ha irregimentato i bambini, figli della lupa, non so di che cosa d'altro, è vero, e poi altri su, tutto su, con diversi nomi che io non ricordo più bene, fino ai gufisti che sarebbero stati gli universitari. Però tutti avevano il cappellano. Istruzione religiosa e tutte funzioni religiose, parlate, venivano tutti in chiesa e sembrava arrivato una specie di anticipazione di vita eterna, invece non era vero, sono addormentati. Questo è stato il vero danno, che senza volerlo, non credo che sia stato voluto affatto, non c'era l'intenzione di volerlo, ma c'era il voler tenere la gente a posto, di terra, che non facesse tante sciocchezze. Ci hanno addormentato tutti, perché ci portavano tutti in chiesa e noi purtroppo dovevamo andare sulla porta della chiesa o andare a benedire qualche lapide. Si benedicevano tutte le lapide, non capisco poi perché si devono benedire le lapidi, io non l'ho mai capito. A me ne hanno fatto benedire una ancora l'altro giorno, ma benedicendola, beh, siccome noi cardinali possiamo benedire tutto unico, Signor Crucifisso, facendo la croce così e basta, e me ne sono andato. Ma io non capisco, ma è stato un impegno nostro. Ci portavano tutti e non siamo rimasti tranquilli in chiesa. Qualche c'è stato degli spiriti preveggenti, lo spirito preveggente è stato quello di Pio X, che ha creato e ha dato la definizione dell'azione cattolica. Guardate che ancora oggi, gli uomini validi che troviamo nelle parrocchie sono tutti frutti di questa vera grande intuizione di Pio XI, sono quelli che io trovo andando in visita pastorale, i migliori che sostengono, sono di quell'epoca, ma la grande massa non ha intuito questo, gli altri ci hanno addormentato. Poi è venuta la guerra, altro che svegliati, ma svegliati nel senso di avere una gran paura di scappare di qua e di là e bene o male di risolvere i problemi quotidiani, cominciando da quello del mangiare, perché di mangiare ce n'era proprio poco. Siamo arrivati al secondo dopoguerra, eravamo abituati ad aspettare che la gente se la portasse agli altri. Questa è la grande impostazione pastorale. Allora, sì, si è dovuto ricominciare da capo. Il ricominciare da capo non è stato esattamente molto felice e molto sempre accolto. Difatti, si è potuto avere a metà verso gli anni 60, era un vero decadimento, si può dire,
quasi completo dell'azione cattolica italiana. Tanto che a un certo punto in Italia due sole diocesi avevano l'azione cattolica, Genova e Padova. Altrove la scomparsa. Immaginate che fatica a rifare tutto un tessuto. In questa direi mancanza di percezione della realtà delle cose. Pertanto, dopo questo breve excursus storico, credo che abbia ragione quando dico, badate, che la pastorale moderna consiste in questo, nel fatto che non venendo più, se non in piccola frazione, la gente in chiesa, noi dobbiamo uscire di chiesa. E pertanto dobbiamo prendere tante di quelle iniziative e fare tante di quelle cose, e guai a chiudersi nel dire in chiesa dei rosari o in dire qualche festa di questo santo o di quel titolo della Beata Vergine o altre cose. Guai se non si esce di chiesa. C'è la necessità dell'associazionismo che può essere fatto e deve essere fatto secondo le diverse situazioni in tanti modi. Tanto che oggi, e notate bene, l'insieme dell'ambiente non ha ancora capito bene di che cosa si tratta. Abbiamo in Italia, ed è un problema pastorale di primordine questo, una tale efflorescenza di associazioni, di iniziative, di movimenti che non partono dai vescovi, sono dalla terra, vengono su dalla base. Siamo a questo punto, ed è questo, direi, il problema più grave che dovrebbe affrontare la Conferenza Episcopale Italiana. Perché se non si mette un po' di ordine in tutta questa efflorescenza che indica l'azione dello Spirito Santo, e quando è vero i pastori non se ne accorgono, è il grigio. Questa è la situazione. Quindi la pastorale moderna è tutta detta in una parola. Tutto quello che serve a noi per uscire di chiesa, andare incontro alle situazioni, alle categorie, alle situazioni sociali, economiche, finanziarie, a tutti i guai di questo mondo, tutto quello che ci aiuta, ma ci aiuta nel senso di portare sta roba verso la vita eterna, è pastorale moderna. Pastorale moderna si qualifica da questo punto, non vengono più, dobbiamo uscire, tutto. E i mezzi, ma sono infiniti, però la prudenza del serpente, la prudenza del serpente è la semplicità della colomba, come dice il Vangelo. Questa è la pastorale moderna. Guai se noi non lo capiamo. Ora, va detto che il sentimento di questo non è ancora nella massa della Chiesa italiana gerarchica, sacerdozio, ovvero eccetera, veramente entrata e diffusa e approfondita. Tutti parlano di pastorale, ma si direbbe che sembrano un po' quei passerotti appena nati, che se li guardate, sono sempre con la bocca aperta, così, aspettando che qualcuno li imbocchi, cioè che la rispettiva madre e padre vadano a portarci con la bocca aperta. Siamo in questa situazione. La pastorale oggi ha bisogno di idee chiare, non di girarci intorno ad un dito continuamente. Guardate, esistono 4 o 5 riviste
riviste pastorali in Italia. Io ammiro lo sforzo che fanno, vero? E la buona intenzione dalla quale partono, però io non posso andare d'accordo con loro, perché stanno girando intorno a un dito, perché le idee chiare, fondamentali, non le mettono. E allora, pertanto, vero, bisogna che noi entriamo, cioè proseguiamo in questa settimana con queste visioni assolutamente chiare. Ora mi dovrete perdonare se io, cercando di supplire in qualche modo e intrattenervi non inutilmente in questo tempo in cui altri avrebbero dovuto parlare, è vero, vi vorrei perdonare se mi sono permesso di darvi alcune idee chiare e fare delle impostazioni precise. Perché badate bene che il vero problema pastorale oggi dell'Episcopato italiano non è quello di stare a prendere di mira questo o quell'associazione per sparare addosso e vedere se la si può mandare giù, no? È quella di collegare tutto questo lavoro. Cioè tutta questa efflorescenza che viene dal basso, che opera proprio dell'assistenza dello Spirito Santo, perché sono, salvo pochi casi, vero, di gente che deve avere la testa malata, patologica, così, che vorrebbero fare delle chiesette, ad uso, che c'è sempre stato nei secoli, è vero, quando si vedevano questa gente che volevano la parrocchia in casa, e poi siccome c'avevano qualche parente cardinale o che so io, strapparono qualche bolla a Roma e avevano la parrocchia in casa, la parrocchia gentilizia e tutto, va bene. Vedete che la vocazione delle chiesette c'è sempre stata, non è enumerata nei 7 peccati capitali, ma la mia opinione è che entri in tutti e 7, e che le chiesette siano la somma di tutti e 7 i peccati capitali, abbondantemente, almeno la mia esperienza di vescovo mi dà questo. Non è il caso di spaventarsi, bisogna tutte queste cose che sorgono dal basso non rifiutarle, intendiamoci, quando nascono. E già finito. Quando nascono dalla cattiva fede, dalla mala fede, sentite. State tranquilli, si distruggono da sé. Non c'è bisogno di far tante storie. Si distruggono da sé, perché nascono dalla mala fede. E allora, atto primo, nasce dalla mala fede. Atto secondo, non vogliamo precedenti, perché qui noi tutti uguali comandiamo tutti. Atto secondo. Atto terzo. Tutti vogliono essere presidenti. Atto quarto cominciano a litigare per essere tutti presidenti, atto quinto si danno delle volte, atto sesto se ne va un pochino di là. È finito tutto così. Io ci ho assistito a queste cose qui, vero? Ecco, e poi tutti sapete benissimo, vero, che ci ho assistito. Ecco, ma è finito tutto. E per grazia di Dio, la pazienza ha potuto fare i suoi frutti, li ha fatti veramente. Sto aspettando gli ultimi. Ecco, ma quando qualche cosa nasce anche un po' velleitariamente, anche un po' fanciullescamente, ma con buona fede, dalla buona fede, guardate, prendetevi, correggetevi, potete portare a far bene. Anche questa esperienza è stata fatta e dimostra che questa non è una teoria, è una realtà ed è una indicazione. Ma quello che sorge dalla fede del popolo prima di rigettarlo, pensiamoci bene. Guardiamo bene, portiamo pazienza. Ecco, vi ho detto che cos'è la pastorale interna e in che direzione esse deve puntare. Siccome sono le 11,
avrebbe dovuto finire per la parte di programma del mattino, rispettiamo gli orari,